Prova a parlare. No, no, te vai tranquilla e guarda in camera. Nome? Giuditta. Federica. Cognome? Pini. Di Padova. Lavori o studi? Studio. Studio. Che cosa studi? Storia contemporanea. Storia contemporanea. Qual è stato il tuo ultimo viaggio all'estero? È stato in Olanda. Portogallo. Sai guidare la macchina? Sì. No. E la moto? No. No. Allora, la tua carica politica? Sono la segretaria provinciale dei Giovani Democratici di Modena. Sono la segretaria cittadina dei Giovani Democratici. Ma cosa sono i Giovani Democratici? Sono la giovanile del Partito Democratico. Sono l'associazione giovanile del Partito Democratico. Quando è nata la tua passione politica? Boh, mi sa che ero elementare quando ho preso la prima nota, perché ho fatto sberle con un bambino che diceva che voleva votare Berlusconi. Alla quarta elementare risale il mio primo dibattito sulla legge Bossi-Fini. Allora darò immediatamente disposizione alla mia comandante affinché faccia pulizia etnica dei culattoni. Quanto tempo dedichi alla politica? Quello giusto. Tra le 4-5 ore al giorno. Sei contenta che abbia vinto Bersani alle primarie? Io no. Perché? Perché credo che sia il candidato migliore per la coalizione di centrodestra. Perché credo che la candidatura di Matteo Renzi fosse la più spendibile in vista delle elezioni politiche. Chi c'è nel tuo pantheon personale? Una sola persona. Togliatti. Filippo Turati. Allora, questa è una domanda solo per Giuditta Pini. Su Facebook hai scritto: dopo la vittoria di Bersani, primo punto per coalizzare la coalizione, cantare tutti insieme Bella Ciao. Spiegacela. Ah, che l'altra sera c'è stata la cena per festeggiare la fine delle primarie con tutti i partiti e alla fine della cena abbiamo cantato tutti insieme Bella Ciao. È stato un bel momento. Di Padova, prima del ballottaggio tu hai scritto su Facebook: il partito dei comunisti italiani voterà Bersani. Ce lo spieghi? Sì, era un endorsement che mi aveva lasciato un po' perplessa, perché il Partito dei Comunisti Italiani finora si è sempre manifestato avverso al PD, quindi non ho capito quell'endorsement. Allora leggetevi il libro nero del comunismo, troverete che sotto la Cina di Mao non li mangiavano, ma le facevano bollire per concimare i campi. Sempre di Padova, su Facebook hai scritto: il segretario provinciale dei GD di Modena, cioè Giuditta Pini, dice che Renzi è di centrodestra e che è una capra. Mi sembra di essere all'asilo nido, con qualche bocciato. Andate sempre così d'accordo? Così no, possiamo fare di meglio. Vi parlate solo su Facebook o vi telefonate qualche volta? No, tendenzialmente lei chiama altri che mi chiamano, però ci sentiamo anche le riunioni. Tendenzialmente no, non sono mai stata chiamata da Giuditta. E che cosa consigli all'altra dal punto di vista politico? Consiglio di ascoltare un pochino di più i ragazzi di tutta la provincia. Parla più forte, non ti sento! Consiglio di togliere Togliatti dal Pantheon e di inserire il pluralismo nella sua visione politica. Vedreste l'altra come sindaco di Modena tra una quindicina d'anni? No. Quali tra questi politici vorreste come prossimo sindaco di Modena? Giancarlo Buzzarelli, Stefano Bonaccini, Massimo Mizzetti, Matteo Richetti. Madonna che panto. Come Bonaccini. Questa però è crudele. Non saprei. Mi distinguono tante cose da Mizzetti, ma penso che sia una persona valida. Una donna sindaco di Modena? Francesca Maletti. Dateci i quattro nomi dei prossimi parlamentari modenesi che vorreste nel 2013. Allora, madonna mia ragazzi. Allora, dunque. Sì, non posso farti questa risposta. Sì, perché ma che risposta è? Ma non posso darti questa risposta. Ma non posso darti questa risposta. Che cacchio, non lo so. Ma in questi giorni sono usciti tanti, adesso sempre all'interno del discorso del pluralismo, magari penso a Maria Cecilia Guerra o anche la stessa Francesca Maletti o Francesco Ori. Passiamo alle domande serie adesso. Tacco o stivale? Stivale senza tacco. Stivale col tacco, come dimostra. Discoteca o serata in polisportiva? Vabbè, ma come pensate che è passata la
che passiamo le serate, no? Polisportiva, boh. A cena con Berlusconi o Samorì? Ma mangio da sola un pacchetto di cracker. Sì, mangio da sola. E a colazione con Michele Barcaiuolo o Andrea Leoni? Insomma, dipende se posso inserire qualcosa nel caffè. No, Barcaiuolo, nella distanza di vedute, credo che sia una persona con cui si possa ragionare. Andresti al cinema con Pighi? Ma sì. Oddio, dipende dal film. Ah, io vedere con Pighi, tipo Il nemico alle porte. No, una commedia, decisamente una commedia. E a cena con Sabatini? No, mi andrebbe tutto di traverso. E finalmente la domanda a cui tutti chiedono una risposta: mutande o perizoma? Mutande. Mutande. Le mutande, ma siete proprio di sinistra, eh. Hai la possibilità di mandare in esilio l'altra, dove la mandi? A Cuba, dai. In Finlandia a sperimentare la flex security. Il giornale migliore di Modena. Il giornale migliore di Modena è quello che deve ancora fare. Sono d'accordo. Ma voi, tu conosci il piano strutturale del Comune di Modena? Dici almeno un punto che ti soddisfa e uno che invece ti delude. Non rispondo. Penso che abbia... È molto complicata la domanda, diciamo che credo che abbia delle buone premesse. Il punto della discontinuità e mi fermo qui che è meglio. Chi è il politico più sexy di Modena? Mamma mia. Allora qua faccio la sbirinata e ti dico Beppe Morrone di Sel. Beppe Morrone di Sel. Confess, you feel the way I do. Confess, I think you want me to. There's something deep inside that you hide but you can't suppress. Così abbiamo consolidato l'alleanza. Confess, you feel the way I do. Confess, I think you want me to. There's something deep inside that you hide but you can't suppress. Just confess. Puoi dare uno schiaffo o una carezza all'altra. Ma io do una carezza che siamo in TV. Puoi dare uno schiaffo o una carezza. Grazie.